Un saluto che è anche un'espressione di gratitudine che l'amministrazione vuole portare alla Fondazione Tussardi per il fatto che in tutti questi anni, con grande continuità, ha saputo esprimere una presenza molto stimolante dal punto di vista della riflessione sulla relazione che esiste tra arte contemporanea e spazio urbano. Ma non solo, grazie alla Fondazione Tussardi noi abbiamo avuto l'opportunità di avere in città, e continuiamo a avere l'opportunità di avere in città, straordinari protagonisti dell'arte internazionale che qui realizzano installazioni site specifiche di grande valore, di grande importanza. E devo dire su questo questo rapporto che prima veniva richiamata dalla Tussardi sulla collaborazione e la relazione appunto esistente tra le nostre istituzioni si fonda anche sulla straordinaria autorevolezza del progetto curatoriale e dei diversi progetti curatoriali che stanno alla base di queste installazioni che sono appunto realizzate da Massimiliano Gioni. Questa installazione ha un duplice valore, ha un valore innanzitutto artistico, testimonia il lavoro di un artista molto importante sulla scena internazionale e questo avviene nel quadro della Milano Art Week, la settimana dedicata all'arte moderna e contemporanea che la città organizza in occasione di MIART. È una sperimentazione che abbiamo condotto negli anni in cui MIART era diretto da Vincenzo De Bellis e che ora ha trovato piena sedimentazione nel dialogo e nella collaborazione con Alessandro Labottini. L'idea molto semplice è quella di fare in modo che tutte le istituzioni della città che lavorano sul tema dell'arte contemporanea, siano esse pubbliche o private, collaborino a realizzare un cartellone che dura un'intera settimana di iniziative speciali, inaugurazioni, seminari, finissaggi in alcuni casi, visite guidate, che ti fa presenze di artisti, dialoghi anche con artisti, che di fatto realizza una straordinaria qualità di attrattività complessiva della città rispetto al mondo dell'arte moderna e contemporanea e che poi naturalmente trova nella fiera internazionale MIART il momento di massima espressione. Ma il secondo significato di questa installazione è chiaramente legato al luogo e allo spazio in cui ci troviamo. Un luogo che ha una fortissima caratteristica storica, profondamente legata all'immaginario culturale della città, non soltanto per la qualità architettonica dei caselli laziali, ma anche per il fatto che questi sono evocati non soltanto in molti quadri o stampe che raffigurano la città e che trovavano, soprattutto all'epoca in cui questi caselli laziali esprimevano la loro funzione, il senso del confine e del limite, oltrepassato il quale si entrava nella città o se ne usciva. Ma anche perché la memoria storica del grande capolavoro della narrativa legata al genere del romanzo dell'Ottocento, ossia I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni, trovano qua un momento abbastanza significativo e importante del percorso narrativo della storia che appunto I Promessi Sposi raccontano, che ha ancora una volta e riflette quella caratteristica di confine non soltanto simbolico ma concreto, reale, che separa in un certo senso ma al tempo stesso mette in collegamento la città con ciò che c'è fuori. E ricordiamo che I Promessi Sposi, ciò che la città in un certo senso lascia entrare dentro di sé, ma poi alla fine determina anche un percorso estremamente estremamente accattivante anche dal punto di vista specificamente narrativo, cioè il destino personale, singolare di Renzo Travaglino, entra in contatto con i grandi sopravviventi storici che appunto la città dell'epoca conosceva, la rivolta legata al pane, quindi ancora una volta questo luogo ha un duplice e rafforzato valore simbolico, la presenza della peste e tutto ciò che naturalmente ben conoscete. Naturalmente questa installazione interpreta in maniera molto personale, devo dire anche molto suggestiva, questo tema del confine, al tempo stesso la interpreta in una chiave che non può che essere contemporanea, non soltanto per l'evidenza del fatto che appunto l'autore è un artista contemporaneo, ma anche perché questa parte della città, nella